Bene, continuiamo adesso con le ultime presentazioni relative alle attività che stiamo svolgendo proprio in questo progetto IMOCARES. Vi daremo qualche pillola e soprattutto ci vorremmo concentrare su alcuni casi studio e poi io e Mauro Caroli vi daremo qualche informazione più generale sul progetto, ma senza entrare troppo in dettaglio, poi avremo altre occasioni per chiarire meglio cosa stiamo facendo. Lascio la parola per qualche minuto a Nicola Marangoni, della provincia autonoma di Bolzano, che è il coordinatore del progetto, e poi passeremo ai due casi studio. Nicola. Grazie Andrea, spero che si senta. Un buongiorno a tutti anche da parte mia. Come detto da Andrea, io rappresento l'Agenzia per la Protezione Civile, che avete già sentito in qualche occasione durante questi due giorni. Il ruolo dell'Agenzia per la Protezione Civile è quello del lead partner di questo progetto, che, come vedete dal titolo, ha diciamo come focus l'aspetto idromorfologico dei nostri corsi d'acqua e tutte le problematiche che fanno da condizione al contorno, e anche queste le avete sentite nei giorni scorsi, e un qualcosa che probabilmente non è mai stato considerato proprio così nel dettaglio è questo aspetto dei servizi ecosistemici e delle loro della loro valutazione e quantificazione legata proprio agli aspetti idromorfologici dei corsi d'acqua. Il progetto è un progetto Interreg Alpine Space, finanziato nella sua interezza per un totale di 2 milioni e 600 mila euro ed è appartenente all'asse prioritario numero 3, quindi spazio alpino vivibile. Il progetto dura 36 mesi, come vedete finirà tra un anno esatto, quindi siamo nella fase in cui stiamo tirando un attimo le fila della parte teorica per buttarci a capofitto nella parte pratica, e dopo vedrete alcuni casi specifici. E il progetto ha una partnership composta da 13 istituzioni, enti, associazioni provenienti da 6 stati dell'arco alpino. Questa è la suddivisione della partnership. In giallo vedete gli enti, le istituzioni che hanno a che vedere direttamente con la gestione e il management dei corsi d'acqua. In bianco, e tra i partner vedete anche CIRF, le associazioni di categoria o le organizzazioni di categoria, e in blu gli enti di ricerca, che ci hanno aiutato proprio in questa prima fase ad iniziare l'approccio IMOCARES. Il progetto, oltre alla partnership molto eterogenea, ha coinvolto sin da subito ben 37 observer di ogni tipo di estrazione, e anche questi distribuiti in modo abbastanza omogeneo su tutto l'arco alpino. E veniamo molto brevemente a quelli che sono gli obiettivi chiave di questo progetto e il relativo scopo. Indicativamente il progetto si prevede di raccogliere tutte quelle che sono le metodologie per la valutazione e la quantificazione dei servizi ecosistemici in ambiente alpino, e in particolar modo relativi ai soli corsi d'acqua. E un altro degli scopi è quello di valutare e disseminare gli effetti e i benefici di quelle che sono tutte le azioni di river restoration, e è quello di garantire che l'approccio IMOCARES venga adottato o quantomeno venga disseminato a tutti quelli che sono gli stakeholder o tutti coloro che hanno a che fare con la gestione dei corsi d'acqua. E soprattutto, come detto in precedenza, è quello di rendere più visibili i servizi ecosistemici al pubblico. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo di mettere in piedi uno schema conoscitivo per la valutazione dei servizi ecosistemici legati ai corsi d'acqua. È quello di preparare un set di tools applicabili per la gestione e per la valutazione dei servizi, del,
degli aspetti idromorfologici, e vogliamo cercare di valutare nella loro interezza quelli che sono i metodi per supportare la pianificazione e la progettazione delle misure di riqualificazione fluviale, ma in questo specifico punto vogliamo garantire che questi metodi di pianificazione siano quelli migliori a fronte di uno studio, di un monitoraggio degli interventi che sono stati fatti in passato. Un aspetto ambizioso è quello di proporre una revisione della legislazione in materia. Ci stiamo provando, non è così facile, però anche solo qualche input sta già arrivando. Lo faremo adesso in Italia, proveremo a farlo nell'aspetto della gestione degli invasi con il rinnovo del documento. Il progetto contempla delle analisi, del monitoraggi e l'applicazione dell'approccio su ben 13 casi studio, anche questi suddivisi in tutto il territorio alpino. Alcuni di questi li seguiremo dopo, altri sono già stati presentati. E questo è un attimo quello che è non dico il nostro ruolo, ma il nostro interesse personale come agenzia che si occupa dei corsi d'acqua e della gestione del rischio in provincia, è quello di integrare proprio questo approccio nella nostra pianificazione delle misure e considerare per la prima volta molto probabilmente gli impatti che queste misure hanno sugli habitat e sui servizi ecosistemici, che ad oggi da noi non sono stati ancora presi in considerazione nel dettaglio. È solo una breve carrellata di immagini dei nostri casi studio, Talvera, Esarco e Adige. Queste sono le pressioni in generale che disturbano i nostri corsi d'acqua, come vedete in questo caso è l'Adige, e le conseguenze le sappiamo. E queste sono in generale invece le azioni che noi portiamo in campo, in particolar modo quelle sottolineate. IMOCERS è qui per lavorare, per spiegarci se queste misure stanno lavorando nel senso che ci siamo, cioè con l'obiettivo che ci siamo prefissi, oppure no. Questo lo salto, ecco alcune immagini, e poi lascio la parola molto volentieri ai nostri colleghi francesi. Grazie. Sei stato rapidissimo. Allora, facciamo il contrario, appunto, non vi spieghiamo prima i concetti generali e poi l'applicazione, vi facciamo direttamente vedere due dei casi studio forse più rilevanti nell'ambito di IMOCERS, perché sono già stati implementati e perché hanno una scala anche spaziale davvero rilevante. E sono due casi studio, sia la Buesch che ci farà vedere ora Rémy, sia la DRAC, legati alla reintroduzione dei sedimenti in alveo, al ripristino di continuità dei sedimenti. Mi fa particolarmente piacere che ci sia qui Rémy, perché Rémy lavora per EDF. EDF è il principale produttore idroelettrico francese ed è inserito di diritto nella lista dei cattivi. Però è un cattivo che comunque sta portando avanti delle azioni di riqualificazione molto molto interessanti, e quindi crediamo che sia veramente un'esperienza da far conoscere. Thank you, Andrea. Buongiorno. I am Rémy Loire. I work at EDF, an hydroelectric company in France. I belong to the Hydro Engineering Center, which carries out studies and experiments on French dam. I work on sedimentary issues related to dam, and in particular on the sediment management of the reservoirs themselves, continuity and morphological restoration of bypass reaches. Uh,
I will quickly present what hydropower represents for EDF in a few figures. I will then present the main methods of sediment continuity management used for our structures. Finally, I will present a case of a study recently carried out on the Bresch River, where we have replenished more than 40,000 cubic meters of sediment into the river. This last presentation was prepared in collaboration with the Université Paris Diderot and IRSTEA and the French Biodiversity Agency. Hydropower at EDF represents about 12% of EDF total production. This part is variable among the year. About 6,000 people are involved in the maintenance, operation, control, and engineering of dams. These people are divided into five unit production, which correspond to the French mountain ranges. Two engineering units, one carrying out studies and project management to which I belong, and one carrying out measurements are in support of the production units. We operate 445 plants and 622 dams. 150 of them are more than 20 meters height. About 1,000 water intakes are also present in catchment areas to deliver water to the dam. The installed power is about 20 gigawatts. 14,000 of these are available in 20 minutes. A large part of our dams are used not only for electricity generation, but also for other use, such as drinking water, irrigation, and tourism. I will not review the impact of the dam on the river morphology. These impacts are well known. Given the large number of dams on French territory, we had to apply strategic sediment management with regards to continuity. I will therefore describe the typology we have developed to assess our dams and the main action we are taking to ensure sediment continuity. We must work on continuity and particularly coarse materials because it is an essential component for aquatic life. In France, the government identified rivers that require sediment continuity. The structure on these rivers must therefore ensure sediment continuity. This is an adaptation of the European Water Framework Directive to ensure the good ecological status of the river. EDF must therefore work on continuity issues, not only for dam operation, because of the storage of sediments in our reservoirs can pose many operational problems, but also to improve ecological functioning. To comply with the legislation, we first classified our dams. We consider that sediment continuity can be addressed by three metrics: the difference between the volume passing through the dam and the incoming volume, the difference between the passing through gravel size and the incoming gravel size, and the impact of the dam on hydrology. We have constructed five classes ranging from a fully transparent structure to an impermeable dam to sediment transport. In the first class, three metrics are equal at the entrance and exit of the dam. Then, for each class, the situation deteriorates to a major influence of the dam. The most difficult class to determine is the third. It often depends on the way dams are managed and less on the actual dam design. We consider as first approach that 50% of our dams are in class 1 or 2. 20% are in the intermediate class and 30% are in a class that do not allow continuity. Caution is required in interpreting these results, as some structures they may be classified as class 5 and may not pose many problems because solid transport for upstream is low or tributary recharge the river downstream. Here are some examples of class 1 dams. There are small weirs and small mobile dams. It is also applicable to small water intakes which have decreasing wells. And these structures, hydrology is not influenced, and sediment can easily pass through. Class 2 dams are significantly larger. They may be mobile dams or structures with low-level gates.
These structures can be fully transparent if flushing or sluicing is often used by the operator. Class 3 can refer to a mobile dam, but with large volume or AERA. A fraction of bed load can be trapped for a short or long time. The dynamics depend on floods and the management of the dam during these floods. If the structure is not managed through opening gates, the dam is impermeable to transport solids. Class 3 dams may also refer to no mobile dams. However, they must be equipped with bottom wells or bed load transport bypassing galleries. In this case, sediment continuity still depends on the management of the structure during floods. The more the gates are opened, especially during small floods, the more sediment can flow at a natural rate and limit the duration of the trapped situation. Class 4 and 5 are wares or dam or mobile dams with very long reservoirs or really large dams. It is not possible to empty the reservoirs to ensure continuity during flooding. I will briefly present the main measures that we are implementing on our dams to ensure sediment continuity. There are 5 main types of measures to ensure sediment continuity. Sluicing and flushing, which are managed by opening the dam gates, dredging and replenishment operations. If continuity cannot be created by previous operation, it is possible to create erosion downstream or to remobilize sediment in place by flushing flows. The extreme solution is to demolish the dam. The first method, called sluicing, is the most recommended. It consists in partial or full drawdown of the dam to avoid or limit sedimentation in the reservoir. It occurs during floods. The lower the retention, the more effective the sediment transparency is. It's especially for coarse sediments, the flow then occurs as if the dam was not there. The second method is a variant on sluicing. This is the most common method. It consists of full drawdown. It does not necessarily intervene during floods, but also during otherwise high water. Erosive energy is created by incoming flows and forces related to the drawdown of the dam. When the previous measures are not implemented or simply not possible, it is possible to dredge and to replenish the sediment downstream of the dam. Sediments settle upstream of the dam as flow velocity decreases. They are mechanically dredged and then deposited downstream of the dam. There are several methods of replenishment. However, attention must be paid to the impact of the dam on the hydrology necessary to remobilize them once they are re-injected. The Brecht 2D case that I will present later is one of these measures. Another approach that had been implemented on the Rhine River in northeastern of France is to restore a space of freedom to the river so that it can recharge itself with sediment. The example in the photo corresponds to a bank protection that was removed and then eroded during floods. New materials are then available to the river. This method must be implemented on a large scale to have a real positive impact. If the dam has a significant impact on the hydrology of the river, it's almost certain that it does not provide sediment continuity. In this case, it's possible to replenish sediment downstream of the dam and to implement flushing flows to remobilize sediment. Flushing flow can also be used to remobilize the alluvial fall or tributaries. To implement them, it's necessary that the dam has a large water reserve. An artificial flood is generated from the dams to remobilize the sediments. This type of method is very effective and allows the restoration to entire reaches. However, they are difficult to implement because they can generate many biological or downstream use risks. It is also extremely expensive. The latter method is the most radical. It consists of removing the dam. We have some examples of EDF-owned structures that have been removed.
These are merely unprofitable dams. This is the case of the first dam photographed on the Bléon River. I don't have the... The second case is on the Allier River with a dam with extremely high environmental stake. On the Allier, the Saint-Vidien Dam was not suitable for salmon passage. The cost of upgrading was too high in relation to its profitability. It was destroyed by explosives. I will now present one of these cases in more detail. This is a replenishment operation on the Brush River. This is a very large operation for EDF, as we have remobilized very ambitious volume of sediments. The studies on the replenishment work were carried out by EDF. The study of the evolution of replenishment is carried out in collaboration with University Paris Diderot and IRSTEA. It is a case of study of IMOCARE project. The Brèche is a braided river in the southeast of France. The watershed is approximately 800 kilometers at the dam. The river's watershed is dominated by sedimentary rocks that generate large quantities of material at the river. There are many uses in the river, including irrigation, hydroelectricity, fishing, and tourism. The Brèche has been subject of many human alterations. Dredging operations in the Bankful Channel were very numerous. Several million cubic meters were dredged. Upstream of the dam, it is estimated that 3 million cubic meters were taken and 6 million downstream. The river was also digged upstream of the dam for several kilometers. The construction of the Saint-Sauveur Dam was recently carried out with a dual objective of irrigation and hydroelectricity production. As a result, the river's bedlock transport has been severely impacted. The river has since undergone many adjustments. Upstream of the dam, sediments are deposited. These deposits lead to flooding, a risk in the village upstream. Downstream of the dam, the river has narrowed and incised. In some areas, the bedrock is clearly visible. Biological quality is reduced when the section downstream the dam. The river in the Saint-Sauveur Reach has changed from braided channel to a wandering style. In view of these downstream environmental effects and upstream flood risks, we decide to restore the downstream reach of the dam by a major replenishment operation and a modification of the dam exploitation. To restore the reach, we modified our operating rules. Before 2014, the dam was transparent for flow of 80 cubic meters per second, and the gates were opened on observation of such floods. Since 2014, we have reduced the transparency rate. It is now 60 cubic meters per second, and we have put in place a flood forecasting system allowing us to open the gate in a more timely fashion. Ideally, the structure should be transparent for even lower flows because the sediment movement threshold is about 45 cubic meters per second. However, such flow will force us to open the dam too often. We hope that these rules allow more sediments to pass through the dam and that the passive sediment trapped for small flows will be discharged during larger floods. The second method is a large-scale replenishment operation. We have replenished 44,000 cubic meters of sediment to the river at a few hundred meters downstream of the dam. This sediment was dredged upstream of the dam. Replenishment was carried out by a cord deposit. A bar has been created on the left bank. A secondary channel separates it from a central cordon. A last bar has been created on the right bank. The secondary channel was created at the request of local users who believe that the brèche could erode on the left bank. The construction site cost about 500,000 euros.
The work was carried out between August and November 2016. We have set up an ambitious monitoring research program to monitor the evolution of the replenishment. A doctoral student is in charge of the monitoring, Guillaume Bruce. These are his first results that are presented here. The objective is to provide feedback on replenishment, from replenishment modalities to environmental benefits. We have therefore set up a monitoring system based on image analysis, topography with LIDAR and drone, and geomorphological survey, grain size sampling, for example, or active tag. These surveys are carried out high frequency and coupled with hydrology observed on the brush. Just after the works, we had a 10-year return flow on nearly 300 cubic meters per second on the brush. We had time to do sampling and topography before. We also made a series of measurements after that. The results presented below are those of the first year after the replenishment. Here is a photography of the brush just after the replenishment. You can see the four parts of the replenishment, the left bar, the secondary channel, the central bar, and the right bar. Here is a picture of the brush during the 10-year return flood. On the first photo, we notice that the bar on the right is already very eroded and that the lateral erosion of the central cord is very active. The bar on the left bank is not submerged by the flows. We were expecting it because the original terrace was already a little perched. We could not place the sediment elsewhere. They will be displaced afterwards to make them more available during flood. After the flood, the merlot on the right bank almost completely disappeared. The central merlot was very scored on the other hand. It should be noted that the secondary channel appears to be clogged by coarse sediments. It was not able to create erosion. The terrace on the left bank has not been flooded. We can still see traces of construction stage. In more detail, the topographic surveys indicate a strong erosion of 6,000 cubic meters on the right bar and 20,000 cubic meters on the central bar. The secondary channel has risen. The terrace on the left has not evolved. From a topographical point of view, the replenishment worked well. It should also be noted that the main channel of the brush was raised immediately downstream of the dam, reflecting sedimentary continuity during the flood. Topographic measurement at the ridge scale also show a very positive effect of replenishment. As a result of the replenishment, over 2.5 kilometers, the talwe grows by an average of 12 centimeters. The active channel rose by an average of 6 centimeters. The tracking of pit tags show that the distance traveled by the particles, on average, they traveled 1,150 meters during the flood. The longest distance covered is 3,240 meters. The pit tags were placed on particles upstream of the dam. Most of them crossed the dam, showing a good continuity. The results after 1 year show a substantial erosion of initial berm. They also show the net aggradation on the 6 kilometers downstream reach for the main and active channel, but the changes are more important in the upper part of the reach. We have seen some erosion come back since in the main channel. From an operational point of view, we have learned both positive and negative things. On the positive side, the operation was a success. This success is closely linked to the observed hydrological condition and the new operating rules. However, the secondary channel did not work. This is not a good solution for this site. The deposits on the left bank were not even flooded.
This area may not be included for current floods, so we need to displace these sediments again. There is still a lot of work to be done. We have been studying the effect of two major floods. It will be necessary to study the functioning of the site for more frequent floods. We have also already seen a negative trend over the year, with a return of incision. A follow-up will make it possible to assess the sustainability of the operation. Finally, there are currently excavators on the Boeche to put the sediments from the terrace on the left bank in place of the scored sediment in the central bank. The effect of this replenishment will be assessed following the next flood. Grazie. Merci beaucoup, Rémi. Ci restano subito così. Vedo che ci sono delle domande del pubblico. No, io lascio subito lo spazio alle domande. Volevo solo fare una considerazione che questo tipo di azioni promosse e finanziate dal gestore di uno sbarramento, in questo caso con lo scopo di renderlo trasparente, no? nel lungo periodo, con un mix di misure diverse, quindi aprendo le opere di fondo e in parte anche con reintroduzione meccanica, è proprio quello che noi ci aspetteremmo che succeda in Italia con la revisione del decreto invasi, no? Che oggi ci si preoccupa per lo più dell'impatto dei sedimenti fini e invece non ci sono di fatto obblighi di includere nei piani di gestione degli invasi anche il trasporto solido al fondo, che invece è spesso quello che ci interessa di più dal punto di vista morfologico. Se ci sarà quest'obbligo e magari anche un accompagnamento dei gestori e degli esempi positivi in cui si capisce cosa funziona e cosa meno, crediamo che sia una soluzione molto, molto efficace, anche perché appunto non richiede necessariamente fondi pubblici per essere attuata. Lasciamo subito lo spazio alle domande, immagino che ce ne siano diverse. È una curiosità più una domanda. Durante questi processi di fluidazione dei sedimenti, cioè di continuità dei sedimenti, vi siete mai preoccupati dell'impatto che possono avere sulle comunità di macrovertebrati, oppure date per scontato che comunque queste comunità si possono riformare e quindi è inutile guardare l'impatto su di loro? Yes, we made a lot of studies before the replenishment operation. We do fauna and flora studies, and we do environmental impact to the administration for the validation of the project. Grazie. Aggiungo un elemento. La modalità operativa con cui la svolgono è aprire quando si raggiunge una certa soglia di portata, no? Che adesso è stata abbassata a 60 metri cubi al secondo, quindi in corrispondenza comunque di una piena. Quindi ci sarebbe anche in condizioni naturali un impatto, tra virgolette, sulla fauna macrobentonica. In questo caso si va ad aggiungere una componente di trasporto solido al fondo che non ci sarebbe, perché rimarrebbe intrappolato all'interno dello sbarramento. Quindi stiamo comunque parlando di eventi piuttosto rari. Invece la reintroduzione meccanica poi in realtà è un'operazione che poi diventa efficace nel momento in cui arriva la piena successiva e quindi viene mobilitato a valle il sedimento che è stoccato, no? Yes. Comunque con il progetto stiamo monitorando. Devo andare più piano? A fine progetto renderemo disponibile tutto il report di monitoraggio sia dal punto di vista, diciamo, biologico che per quanto riguarda i servizi ecosistemici, che, diciamo, che è il valore aggiunto che stiamo cercando di costruire con il progetto. Altre domande? Cristina? Così, una considerazione. Benissimo, bellissimo, è utile, gli obiettivi li condivido.
No, però dipende da dove si trovano le dighe, primo, quindi da che tipo di sedimento c'è. Ho visto gli effetti di fluidazione sui corsi d'acqua, forse non si poteva fare altrimenti. E però un'altra cosa, la questione secondo me si pone in modo proprio non banale, la questione della qualità di questi sedimenti. Cioè io vedo che quella diga è una parte piana, quindi c'è una pressione antropica. A livello di qualità, proprio quei sedimenti, come sono trattati? Cioè noi possiamo bypassare le nostre leggi sul rifiuto, sulla caratterizzazione, su come si può fare, ecco. Grazie. Yes, we don't have problem of sediment quality on this dam. It's a natural watershed. And we don't have industry or something else. The pollution is from farmers only. And the sediment replenished was only a coarse sediment. So the maximum pollution is on the fine sediments, and it's not the case here. Sì, è un caso positivo, nel senso è un caso fortunato, sia perché la diga è recente, quindi ci sono delle opere al fondo funzionali che loro riescono a usare senza problemi, quindi davvero rendere quasi trasparente durante la piena. È un caso in cui a livello di bacino c'è una produzione di sedimenti fini scarsa, quindi in un caso in cui ci fosse un volume accumulato per lo più di sedimenti fini, ovvio che i ragionamenti sono diversi. Non dobbiamo pensare al classico svaso in un contesto glaciale in cui stiamo scaricando una quantità enorme di limo, argilla, valle, cioè è un contesto diverso in cui hai molto materiale grossolano accumulato lì. Una cosa che ci interessa con il progetto, quando parlavamo di suggerimenti per variazioni normative, è legato agli ostacoli della normativa italiana sulle terre rocce da scavo in operazione di mobilitazione di sedimenti, cioè quelle situazioni in cui la qualità sarebbe compatibile con una operazione di questo tipo, ma qui ti crei un ostacolo amministrativo perché questo tipo di contesto non è quello a cui ha pensato il legislatore. Quindi ci interesserebbe molto avere qualche contributo su possibili integrazioni della normativa proprio in contesti di questo tipo. Ovvio che se tu hai sedimenti contaminati eccetera eccetera è un'altra cosa, però ecco, se hai qualche idea mi farebbe molto piacere parlarne più approfonditamente, perché è un tema che cosa? È un tema in parte da avvocati, certo, però anche tecnico. Ci sono diversi colleghi, anche partner di progetto, che stanno appunto pianificando applicazioni anche in Italia di operazioni di questo tipo di recupero di continuità del trasporto solido al fondo, ma si trovano impastati in procedure che hanno poco a che fare con questo tipo di sono pensate per altro, quindi ci interessa fare dei suggerimenti normativi. La normativa sulla terra rocce da scavo è già cambiata 3 volte, no? 3, 4, forse si può cambiare un'altra volta. Una domanda là in fondo, scusami, qua e poi là in fondo. Non picchiare sul microfono perché loro hanno le cuffie. Si sente? Sì. E quando faccio una domanda, però anche faccio una domanda, però ricollegandomi anche all'intervento di Pao di prima. Lo scorso anno, come CIF, presso Regione Lombardia, facemmo un workshop sul dam removal raccogliendo le esperienze americane. E mi ricordo che allora si fece presenti anche i tecnici di Regione Lombardia che si occupano di questi temi, una riflessione sul fatto che molti delle rimozioni di dighe fatte negli Stati Uniti erano dovute al fatto anche che nella fase di rinnovo della concessione veniva imposto al rinnovo della concessione di sottostare, adempiere a tutti i vincoli normativi ambientali, in particolare del quadro normativo vigente e non del quadro normativo a cui 50 anni, 60 anni prima venne costruita la diga. E succede invece in Italia che invece si rinnovano per lo più,
la tendenza sia di rinnovare le concessioni senza far modificare gli impianti e così via. Allora mi domando, un produttore, un gestore idroelettrico che con una diga già operativa, già autorizzata, una concessione in corso, viene modificata la legge e si sobbarca i maggiori costi per adempiere una legge che è sopravvenuta dopo. Cioè, non, su questo, ad esempio, io conosco la realtà trentina, si sono fatte lotte furiose. So, non è così. Why are you doing it? Yes, in France we have a renewal process too, and in the document, in the text, they improve the environmental aspects with sediment continuity, with flushing flow, with ecological flow. You have said to this morning the like in the case of the issue, in yes. the case of the Buech, in the case there was of an the, obligation to do that. No obligation in the bush. We have the problem of flooding in the upstream only, and the bush river is with a poor quality hydrology downstream because of the dredge impact. Quindi in questo caso c'è un problema di rischio idraulico indotto dalla loro presenza a monte, ma soprattutto stanno sperimentando modalità di gestione dei sedimenti che poi vorrebbero applicare a scala più ampia anche in vista dei rinnovi di concessione. Quindi insomma, si stanno costruendo degli strumenti gestionali anche per il futuro. Questa è un po' l'idea. C'era una mano alzata prima, ma non vedo più neanche il proprietario della mano. Buonasera, sono Marco Lucca della Regione Friuli. Sono un po' imbarazzato a fare questo intervento, però mi penso di poter dare un contributo di tipo personale, nel senso che sono un ufficiale di polizia giudiziaria che lavora proprio anche in questo genere di ambiente di controlli. Però sono qua per conto mio, per cui non rappresento, ripeto, non rappresento la posizione della mia regione. Io di fronte a un caso come questo non trovo nessuna difficoltà nel gestire questi materiali, questi sedimenti, sotto l'aspetto della gestione dei rifiuti, in quanto mi approccio al caso, vedo una materia per essere rifiuto, può essere anche oro, se lo butto via, se voglio disfarmi di questa materia. Qui io non vedo la volontà, la devo concretizzare in un controllo, ma se durante il controllo che faccio emerge che c'è un piano di ripassimento, di uso di quel materiale, seppur un po' fuori dalla normale concezione che noi abbiamo, l'uso di solito prendiamo la ghiaia per farci, che ne so, il calcestruzzo, la casa, eccetera, ma questo è un uso e lo trovo documentato da studi. Se lo studio è valutato dall'ufficio, ad esempio, di valutazione ambientale di quel bacino, beh, io lì guardo, misuro, accerto, saluto e vado via. Quello è gestito come terra e rocce da scavo, avviso l'ARPA di dove voglio riutilizzare il materiale, viene accettato, punto. Sì, no, spero di essere stato chiaro. Chiarissimo, e sarebbe auspicabile che molti ragionassero allo stesso modo, non tutti in realtà hanno questa flessibilità. Non so Nicola se vuoi aggiungere qualcosa. Io purtroppo, per fortuna, adesso non lo so, però vengo da una regione che di materiali di questo tipo ne ha relativamente pochi, o meglio, laddove ci sono opere di trattenuta o impianti di produzione di energia idroelettrica di quelle dimensioni, il materiale non è così buono. Di conseguenza ci troviamo, come nel caso precedentemente accennato, con limi, sabbie fini, diciamo potenzialmente, anzi quasi sicuramente inquinate, perché a differenza dei colleghi francesi il sedimento decanta per anni probabilmente prima di essere fluidato o diciamo rimosso. Ecco, quindi
Questa è la nostra esperienza. Comunque rilancio l'invito a parlarne con più, diciamo, modo più approfondito prossimamente. Direi che interrompiamo qui le domande a Rémy, che ringrazio di nuovo, e lasciamo la parola a Mélanie. L. Geek. Contrôle L. Non, c'est pas ça. Non, ça marche pas. Bisous à Lisa. Non. Marco, tu computer, versione vecchia. L'altra pagina, guarda. Non, questa. Sorry. I'm sorry, don't understand the Italian. Schermo intero, scusate, full sono cercato. No. Grazie. Yeah, thank you very much and thank you Andrea, for inviting me to speak about today about the case study of the Drag River. This is a second case study we are monitoring in the frame of the IMOCARE project. The first one was the Brush River. So the work I'm going to present today is also a combination of work with other people. Guillaume Bruce, who is a PhD student, who also follow the Buech River. Bertrand Rey, who is a local water authority. And Frédéric Laval, who is an engineer within a company, and myself, I'm a researcher in the research center ISTEA with the two people, Frédéric Liebeau and Laurent Bornier. So, so it doesn't work. Okay. Sorry. So the case study of the drag is located within the catchment. In the French Alps, it's a tributary. The Drac is a tributary of the Isère River, and you can see our case study is located downstream of the city, near the city of Saint-Bonnet-en-Champsaur, in the upper Drac catchment. So it's a catchment which is almost included in the National Park of Écrins, which is located here. And it represents an area of about 300 square kilometer, a slope of 1%, and it shows braided patterns. So the site, I'm sorry. The site we are monitoring is so it's a braided pattern. It's located upstream of the city of Saint-Bonnet-en-Champsaur. And you can see here is a study ridge. You have here in this map the past gravel mining activity. So it stopped in 2012 and here stopped in 1980. So here you have the leisure center pond and here you have a weir which was restored with a fish pass and also a kayak pass. So if you have a picture of the really nice braided pattern which we can be seen now, now the site has been restored. So why did we restore this site? Because we had the problem of narrowing of the active channel because of the lack of sediment, which was due to the gravel mining. And in fact, we had narrowing, and we had also regressive erosion from this weir.
So here you can see the incision of the main channel. The incision was accelerated due to the nature of the layer of the rocks. So we had a really sensitive layer of clay. So it altered the aquatic habitats in relation with the loss of gravel and also with the expanding of the clay outcrop. So this is why the site has been restored, and this is a really emblematic restoration in France, because it represents replenishment of sediment of a really large volume of 300,000 cubic meter, which is a really large volume. So the sediment were taken from the terraces and reintroduce within the active channel to form a really wide section, and then try to let the river work and the channel reincise within the active channel. So it also rise a little bit the active channel. So you can see here in this picture, you have in black the profile just after the operation of restoration, and just in red and blue after the first flow event, the recreation of the channels within the very flat active channel. This is it. So you can see on this picture the channel which are reformed naturally within the active channel. Here is just after the restoration action, the erosion we could see within the active channel. So it was just to show that there are some preferential adjustment in two sectors, in the upstream part and in the lower part. So this is it. We have just followed the long profile of the active channel. So the monitoring of this restoration project is the same that which is conducted in the Buech site. It consists in several monitoring. In fact, we have the bed load tracing program. We have also some time-lapse camera to evaluate the changes within the active channel, and repetitive high-resolution topographic surveys, and also some field data which are acquired each time we go on the field, so bed load transport and grain size distribution and so on. So the first kind of monitoring is the same that Rémy presented on the Buech site. It's a bed load tracing program, so you have some active RFID tags which are settled on a cross section in the upstream part of the restored sector. So the restoration is start here and ends after lower downstream part. And here is where the tag was settled. And what I wanted to show you is that after only 11 months of monitoring, the particles have progressed of about 3 kilometers downstream. So it shows that in the upper part of the catchment, the sediment are still, the continuity is still working. So with the bed load tracing program, we have also settled some tag
in kind of score chains, we have settled the tags at regular intervals, and we can follow the erosion and deposition, so we can have an idea of what is the depth of the active layer. So this shows that, in fact, erosion is really close to the main channel, and the bar are not so impacted by erosion for now. So the second type of monitoring is the second technique is the assessment of the active channel change thanks to time-lapse cameras. So each images so you have through time several images which are processed to evaluate the percent of water, of bars and vegetation, and even of the snow, which cover the images. So it was just to show that during the two summer, we can see that we had a little bit of vegetation removal and channel incision, because we have two channels which have merged into one, so a little bit of bank erosion and channel incision. So we have several time-lapse cameras on the Drake River. We also have ones on the Bêche. Sorry. So the third technique of monitoring is the topographic survey. So here you have the list of the topographic survey on the Drake River. So you have some pre-restored surveys and post-restored and post-flows. So from these surveys, LIDAR data, DGPS, terrestrial surveys, we can have some digital elevation model, and then with this sequential digital elevation model, we can do some difference between the DEM and produce some sediment budget. So it's just an example to show the adjustment in terms of its erosion and deposition within the active channel. So this kind of survey were done with the LIDAR until I work on the project, and now we use UAV with cameras. And so last year this is the characteristics of the field work we did last year. So we did about 2,000 photos, and we also did some DGPS measurement in order to control and validate the model we produce, thanks to the analysis of the photos. So we use some techniques which are really known now, is the photogrammetry, which is called structure from motion. And this allows to produce some really high resolution DEM, about 5 centimeter, and some really good orthophotos with 2 centimeters in terms of resolution. It's really good because we can see each gravel. So thanks to this kind of technique, we produce some DEM. We can compare with the DEM which are produced with the LIDAR. So here's just to show a comparison of the orthophotos between the one taken in 2016 and 2017, produced thanks to the photogrammetric techniques and the sediment budget. So the difference in elevation, in fact, for two areas, but the limitation is that with the LIDAR data, we cannot see under the water, so the budget is not complete, in fact. And the
the benefits of this technique is that we can see under the water, but I will present you it to you after that. So the monitoring this year, we add another technique, in fact. So we now we fly with a UAV, which is equipped with a camera and also now with a LiDAR. So we have two techniques, we can compare the two. And so the problem is that we have to fly twice lower than without the LiDAR. So it's twice more data to process now, but it's under processing and we will have the result, I hope, in several months. So, about the benefits of the techniques we have developed, so I said that we have a really good resolution DEM and autophotos, so with some errors that are really low, so we can produce some sediment budget which are quite good in terms of quality. We also have some really high density point cloud thanks to this kind of techniques. And what I said previously is that the point clouds are also extended under the water. So compared to a LiDAR, it's a more effective technique. So, but it's a technique we have to correct, because when you go to the from the air to the water, in fact the elevation of the points of the point cloud are higher than what we could expect, because we go from the air to the water, so we have to correct this elevation. So this is what we developed this year. We compare several ways to correct the elevation of the point clouds to have correct values under the water. Okay, so we also developed several techniques, several tools which could be applied in other case studies in order to map the water features in order to extract points underwater and then correct them. And also we developed several techniques in order to compare the point clouds and apply them on the really dense point clouds. So the other major benefits of the photogrammetric technique is what I said, is that we have some really high resolution autophotos. So we could assess the superficial grain size distribution of the, so on the gravel bars, like it was already done by Vasquez Tario in 2017. But we also extended these techniques under the water. So, because we have a really low water depth, and so we could, and also we don't have so much fine sediment, and we could see clearly the bed of the water. Yeah, so we, okay. We could correlate the distribution of several grain size parameters. So here you have an example of the D99, and we correlate this with some roughness indicator we calculate on point cloud. So you have the point cloud, which shows some variation in terms of elevation. So as the point cloud is really, really high in terms of density, we have the point on the gravel and under the gravel, between the gravels. So the variation in terms of elevation on the gravel and between the gravel is really correlated with the size of the gravel. So this roughness indicator can be used as a proxy of the size of sediment, which is really good, because
You know that habitats, the grain size is a really good, really important part of the habitat's quality. So having this parameter distributed everywhere, especially continuous, is really good for quality assessment. So this is what we will try to do now, is now we have several parameters. We have the elevation, we have the relative elevation to the water level, we have some roughness indicator. We will try to combine all this information to try to have a continuous map of what we could be called the we could call the flow facies or the physical habitats. So we will try to combine all this information with principal component analysis, or statistical analysis, in fact, in order to have a map each year of monitoring of the diversity of the flow facies we could have at the scale of the reach. So we could compare the diversity of physical habitat every year. And this, we expect that this will be correlated with an improvement in terms of diversity of habitats. So to conclude, the first observation of the post-restoration channel evolution reveals a promising trend towards the spontaneous breeding recovery. This is what I didn't show, but in the medium part of the reach we are following, we had the spontaneous breeding. That's a really nice pattern now. And the incision has progressed, so now we have several channel in almost all the reach. So the bedload tracing program shows a really rapid transfer of gravel from the first upper sediment source to the restored reach. It also, Remy didn't talk about this, but the sediment were progressing at about the same velocity, thank you, in the two sites. So forthcoming analysis of high-resolution imagery will hopefully provide insights into the habitat's recovery associated with the recreation of the braided channel. And we hope that a cross-analysis of the hydromorphological survey with data from the ecological monitoring, which is conducted now, should offer an integrated view of the restoration effects on the ecosystem services, so notably the ecological status on the upper track. Thank you. Merci, Mélanie. Ma me la linea è andata più sul tecnico del previsto. Sottolineo solo due o tre aspetti più basic, diciamo, del progetto, per far capire anche perché ci ha interessato particolarmente includerlo nel progetto IMOCARES. Innanzitutto è il progetto di reinserimento sedimenti in Europa forse più ambizioso realizzato. È una situazione in cui c'è una chiara connessione col rischio di alluvioni, perché non so se si è capito, ma questa incisione regressiva stava mettendo a rischio un invaso a scopo ricreativo che c'è subito a monte, quello che vi ha mostrato nella prima immagine, che rischiava un collasso nel medio periodo, e quindi c'era un urgente bisogno di intervenire. Quindi un mix di impatti ecologici e impatti sul rischio di alluvioni. Un caso critico, appunto, perché c'era quello che si chiama tendenzialmente breakthrough, no? Quindi una perdita completa dello strato alluviale e un'incisione nello strato di argille, come i casi italiani che abbiamo visitato più volte, come il Secchia, no? Quindi un caso particolarmente interessante e di dimensioni sufficientemente ampie da essere significativo, sia per testare i metodi di monitoraggio morfologico, ecologico, ma anche sui servizi ecosistemici.
Quindi questa è la parte, diciamo, che di cui lei non vi ha parlato, ma su cui stiamo lavorando. Avete qualche domanda specifica? Se voi andate comunque sul sito di IMOCARES, per tutti i casi studio, inclusi questi due, c'è molto materiale. Ad esempio sulla DRAC ci sono delle video animazioni fatte molto bene che vi spiegano cosa è successo, come è stato pianificato l'intervento, l'evoluzione prevista. Qualche domanda? Una domanda là in fondo. Chi è che ha il microfono? In fondo. I don't know if I missed the information. How long is the reach you have investigated? Yes. And the second question, curiosity, concerning the granulometric analysis of the reach, if you have used only the photogrammetric methods, or you have also make some granulometric sample directly in the area for verify the goodness of your analysis. Mm-hmm. Thank you for your question. The reach is 3.6 kilometer long, and for the granulometric distribution, in fact, we manually measured on the orthophotos, which is a limitation, but in fact, on the field, on my own, I don't have time to do all the measures. So this is why we choose this solution. Is the we measure on the we have 100 plots where we measure 100 of particles manually. So the limitation is the resolution of the orthophotos. So we cannot characterize the size, which are under 6-7 centimeter. So we cannot characterize the D50, for example, because we don't have enough particles we cannot measure all the particles on the plot, so this is one limitation. I hope we could do this year, but in fact, as we added one more technique, we add the LiDAR, so it took twice time to do the field work. So we did not have time to do this. Yep. Un'ultima domanda. Vai, Giuliano Trentini. Piccola domanda, una considerazione. Più volte in questi giorni di convegni è uscita la valutazione che non si può fare prima la messa in sicurezza e poi fare la riqualificazione fluviale. È abbastanza facile immaginare come in Italia, di fronte a una situazione del genere, probabilmente si sarebbe intervenuti facendo una bella briglia e una bella scogliera. E non, probabilmente manco sarebbe venuto in mente agli uffici preposti di approcciare quel problema tramite un intervento così massiccio di riqualificazione fluviale. Sì, tra l'altro qui è anche abbastanza critico dal punto di vista dell'accettabilità sociale, no? Perché se non si sia capito, ma la maggior parte di quei 350, quasi 400 mila metri cubi di sedimenti sono stati presi da quella che era una pianura inondabile, ora terrazzata, ma per farlo sono stati deforestati. Quindi c'era una situazione di degrado dell'alveo, anche dal punto di vista degli habitat, no? della fruibilità per i pescatori, eccetera, ma c'era un'ampia area forestata. Quindi dal punto di vista paesaggistico, far passare l'idea che raso a zero per ributtare quei sedimenti in alveo non è stato per niente facile. Infatti una delle cose che adesso stiamo analizzando è come evolve anche nel tempo la percezione della bontà dell'intervento. La gente apprezza di più un alveo più diversificato, con magari più fauna ittica, anche accettando una perdita di vegetazione, no? Di verde nel breve periodo o no. E questo, diciamo, il cambio di percezione è stato anche aiutato da tutta una serie di misure di accessibilità, moltissima comunicazione, è un progetto in cui stanno investendo veramente tanto in comunicazione pubblica, proprio perché non è per niente facile. E comunque una briglia c'è, perché
questo, diciamo, la briglia di valle, il punto fisso di valle è stato mantenuto, quindi da lì in poi ci sono altri problemi da risolvere. Si è risolto il problema dell'erosione regressiva, però comunque resta un salto a valle, quello, no, che avete visto dove è stato realizzato il passaggio per i kayak, no? Perché senza quello sarebbe stato molto più rischioso l'intervento. Bene, possiamo passare, se ce la fate, all'ultimissimo intervento. Mauro Carolli è lì. Saremo molto molto brevi, vi daremo solo qualche spunto. Se voi siete... Grazie Melanie, scusa. Grazie, merci beaucoup. Melanie comunque è un partner di IMOCAST, resterà con noi ancora molti molti mesi, e soprattutto, ecco, dimenticavo di dire, stiamo pensando di organizzare una visita tecnica in Francia a questi due progetti, se riusciamo, per la prossima primavera. Quindi tenete d'occhio il nostro sito e magari lo andiamo a vedere assieme. Bene. Sentite? Mauro. Okay. Io sarò il più veloce possibile. Quindi facciamo a metà io e Andrea la presentazione, così io vi introduco brevemente a quello che è più o meno il flusso di lavoro, la metodologia di lavoro che abbiamo scelto in IMOCAST, cioè l'idea è quella di passare dall'idromorfologia ai servizi ecosistemici, però... Scusa, solo Mauro è IGB, se no il tuo capo ti licenzia subito. Al volo. È una presentazione che in realtà stiamo facendo noi, ma Mauro lavora per IGB, l'Ibis Institute, e rappresentiamo anche l'Università di Vienna, BOKU, Mario Klösch e Helmut Habersack non hanno potuto essere qui, ma rappresentiamo anche loro in questa presentazione. Brevemente, questo è il concetto che abbiamo scelto di utilizzare, la definizione che abbiamo scelto di utilizzare di servizio ecosistemico. Siccome vorremmo passare dalle variabili fisiche ai servizi ecosistemici, questo cascade model, che è in letteratura uno dei più diciamo in voga negli ultimi anni, si adatta perfettamente alle esigenze di IMOCAST, quindi passa dai processi fisici, le funzioni fisiche, ai servizi e poi per finire ai benefici. Il primo passo è stato individuare un set, una lista di servizi ecosistemici e di metterci d'accordo sulle definizioni da usare, perché anche al tavolo a pranzo questo è stato uno dei problemi principali, lo è tuttora, nell'utilizzo del concetto di servizi ecosistemici. Ci sono tante classificazioni, ognuno usa un po' non quella che gli piace alla fine di più, tanti le mescolano. Noi abbiamo fatto questo, abbiamo preso più classificazioni e abbiamo selezionato un set di servizi che va bene per i fiumi alpini e le loro piane inondabili. Quindi questi sono solo alcuni esempi più importanti: la mitigazione delle inondazioni, uno di quelli che si è nominati di più in questi giorni. Però ci tenevo un attimo a evidenziare i servizi culturali, che di solito non vengono mai quantificati, perché è difficile anche quantificarli, però in molti casi sono molto importanti. Ok. E poi ci sono tutti gli usi abiotici e il capitale naturale. Questa è una definizione data da alcune classificazioni, alcuni altri li considerano ancora servizi ecosistemici, come ad esempio l'idroelettrico. Sono usi dell'acqua che magari non richiedono la mediazione dell'ecosistema, ma sono così importanti e così impattanti, soprattutto, che non possiamo ignorarli. Poi abbiamo evidenziato alcune azioni di restoration, perché uno dei propositi di IMOCAST è quello di vedere l'effetto di un'azione di restoration o della sua corrispondente alterazione sul comparto idromorfologico e quindi sui servizi ecosistemici. Queste sono quelle che in ambito alpino sono più o meno le più comuni, quindi ricarica di sedimenti, l'allargamento di canali, la rimozione di dighe e briglie, poi qualcosa... C'è il ristabilire un flusso più ecologico possibile, un flow regime più vicino a quello naturale, e la gestione della vegetazione. Questo? Vai. Vado. Sì. Adesso vi faccio vedere in maniera schematica quello che stiamo costruendo, che dovrebbe essere disponibile entro qualche mese in un formato molto più chiaro e accessibile online e utilizzabile direttamente da voi. L'idea, in estrema sintesi, cos'è? Cercare di far capire come le azioni gestionali idromorfologiche sui corsi d'acqua, che siano restoration o che siano alterazione, come diceva Mauro, vanno a influenzare i servizi ecosistemici. Cioè, che relazione c'è?
Questo a diversi livelli, cioè il progetto ha molti target, molti utenti finali, dall'associazione ambientalisti ad esempio, che vogliono solo cercare di capire ma perché? Perché se io gestisco i sedimenti in un invaso ho un impatto ad esempio sulla falda a valle, o in che modo la fruizione è influenzata dalle mie misure gestionali, che c'entrano i sedimenti, cioè cercare di, semplicemente di capire un minimo quali sono le connessioni logiche. Ha invece utenti che cercano di fare delle simulazioni di quello che succede, devono supportare la pianificazione oppure il design di interventi. Quindi l'idea è di mettere in relazione, anche dal punto di vista di base, diciamo solo logicamente, no? In mezzo, per passare da un'azione gestionale a un servizio ecosistemico, abbiamo cercato di definire quelle che sono le funzioni idromorfologiche ed ecologiche minime per cercare di chiarirci le idee. Quindi non stiamo costruendo un modello quantitativo causa-effetto fine in cui quindi dobbiamo utilizzare centinaia di variabili per non perderci nulla. È solo uno strumento di visualizzazione, di uno strumento comunicativo, quello che vi sto presentando. Che cosa stiamo costruendo? Allora, per ogni azione gestionale significativa, quando sarà pronto, diciamo, questo strumento, voi troverete dei casi, no? Io voglio fare rimozione di argini. Ci sono degli esempi? Ci sono degli esempi in giro per l'Europa? Noi cerchiamo di raccoglierli e di descriverli e di fornire informazioni. Sono stati monitorati? Si sa se hanno funzionato o meno? Sediment recharge, no? Reintroduzione di sedimenti, recupero di connettività. Sicuramente includeremo le informazioni dettagliate di casi studio di IMOCARES, quindi troverete tutti i report di monitoraggio, i dettagli dei metodi che sono stati utilizzati e i risultati, quindi capiremo meglio se questi interventi funzionano e in che termini. Ma vogliamo fare anche qualcosa di più. Il progetto non è un progetto di ricerca, è un progetto Interreg. Quindi sostanzialmente stiamo cercando di raccogliere quello che già c'è in giro prevalentemente, le cose che funzionano, gli strumenti che funzionano. Quindi ad esempio se in un progetto come un futuro, come quello della BUESH, io voglio capire meglio quali sono le connessioni tra questa azione e i servizi ecosistemici, ho bisogno, se voglio provare ad esempio a valutare o a modellizzare gli effetti sulla continuità dei sedimenti o sui cicli biochimici, di strumenti operativi, strumenti modellistici. E allora noi cerchiamo di raccoglierli, quindi i partner di progetto stanno cercando di capire quali sono quelli che già esistono, quelli che funzionano, e fornire le informazioni minime in modo tale che gli utenti finali siano in grado di raggiungere queste informazioni e di utilizzarle. Quindi in questo caso si tratta di mettere in connessione l'azione con le funzioni principali che vengono attivate da questa azione e a catena sui servizi ecosistemici principali che vengono impattati. Ovviamente alcuni di questi sono abbastanza ovvi, no? Cioè il fatto che se io ributto sedimenti in alveo avrò un effetto sul rischio di alluvioni, non serve il nostro progetto per dirlo. Però ci sono altri effetti che attualmente non vengono valutati. Cioè il fatto che io possa avere un effetto sulla regolazione di temperatura o sulla capacità del corso d'acqua di infiltrare acqua in falda e capire quanto questo sia rilevante dove, sono valutazioni che di solito non vengono fatte. O il fatto che io possa cercare di quantificare gli effetti dell'alterazione morfologica o della riqualificazione morfologica sui diversi usi fruitivi, il fatto che ci siano degli strumenti anche quantitativi già applicati, già testati, questo non è così noto. Allora, il tentativo di questo progetto, che appunto non è un progetto di ricerca, è quello di dare un piccolo contributo per fare qualche valutazione in più, quelle che oggi, capire cosa si può fare in più rispetto ad oggi, e a dare esempi di applicazione. Adesso ovviamente vi lascerò le slide dove entro nei dettagli, ma per ognuna di queste connessioni che vi ho fatto vedere con le freccette, il progetto sta in piccola parte sviluppando degli strumenti, soprattutto i colleghi di Boku stanno lavorando a questo nell'ambito degli strumenti modellistici e di monitoraggio idromorfologico, che sono utili per fare delle valutazioni. Quindi valutazioni ex post
e in qualche caso valutazione ex ante. E nella maggior parte di queste connessioni invece stiamo cercando di censire, anche grazie ad altri progetti già realizzati in corso, gli strumenti che riteniamo più utili e utilizzabili. Quindi in qualche caso ci sono, ad esempio, io voglio valutare l'effetto del trasporto, del ripristino del trasporto solido sulla morfologia e sugli habitat. Quali sono i modelli di habitat per la fauna ittica che ci sono in giro in questo momento? Quali hanno dei siti dove io posso andare a scaricare un software gratis, già utilizzabile? Ci sono delle linee guida, dei manuali che io, se sono un ente e voglio chiedere al mio consulente di fare una valutazione di questo tipo, posso indicare? Quindi diciamo un lavoro non particolarmente di ricerca, appunto, ma di raccolta delle buone esperienze che ci sono in giro. E poi produrremo anche strumenti di comunicazione, quindi video animazioni. Cercheremo di produrre entro fine progetto una video animazione che cerchi di spiegare i concetti principali, quali sono queste connessioni per il pubblico generico, per cercare di aiutare le associazioni, ad esempio, che vogliono sensibilizzare all'importanza della gestione idromorfologica. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Non entro nel dettaglio, vi lascio le slide. Ci ha chiesto in molti, ovviamente, se lasceremo le slide delle presentazioni. Sì. Chiederemo l'autorizzazione e nel più breve tempo possibile le renderemo disponibili. Scorro solo velocemente, senza entrare nel dettaglio, alcuni degli strumenti nuovi che stanno sviluppando i nostri colleghi. Ad esempio questo SedRace, cioè cercare di rendere digeribili i metodi per valutare il tempo necessario a trasportare a valle i sedimenti che vengono reinseriti in alveo in diversi contesti, come si fanno i monitoraggi, che strumenti ci sono. IRSTEA, quindi l'istituzione per cui lavora Melanie, sta completando un portale web, Bedlot Web, che serve a guidare gli utenti nell'applicazione dei modelli di trasporto solido attualmente disponibili. Quindi ce ne sono tanti, sappiamo che hanno molti limiti di applicazione e quindi questo sito vi guiderà i progettisti a utilizzare diversi strumenti disponibili modellistici e a capirne i limiti e quindi li guiderà nell'applicazione. Altri strumenti sono legati alla valutazione dell'erosione spondale, quindi come si fa a valutare lo spazio necessario se devo fare un intervento di allargamento dell'alveo per garantire lo sviluppo di certe forme, di certe morfologie. Strumenti anche puramente di visualizzazione, quindi come rendere chiaro il cambiamento morfologico intervenuto dopo interventi di riqualificazione. Quindi soprattutto Bocu sta cercando di sperimentare modi per visualizzare cose un po' complesse in maniera il più possibile comprensibile. Ora, su tutto questo vi invito a andare a cercare sul sito quello che vi interessa maggiormente. E appunto, come dicevo, anche rendere più accessibili strumenti, ad esempio mi piace citare Cascade, oggi non c'è Simone Bizzi, nostro collega che ci sta lavorando, sta sviluppando un modello per valutare la connettività del trasporto solido, che è un tema molto, molto importante, cioè capire come faccio a capire qual è il livello di connettività tra dove i sedimenti ci sono e dove mi servono. Ho degli strumenti, se io rendo disponibile dei sedimenti in un certo sottobacino, quando mi arriveranno dove mi servono? Ci servono 100 anni, quindi ha senso rimuovere uno sbarramento, fare un reinserimento a monte, oppure ci arrivano rapidamente? Quindi strumenti di questo tipo, anche operativi, che speriamo possano facilitare la comprensione di cosa succede se gestiamo meglio o peggio i nostri corsi d'acqua dal punto di vista idromorfologico. Sono stato rapidissimo perché l'ora è davvero molto, molto tarda. Se vi interessa qualche approfondimento ci siamo domani, ma soprattutto il progetto continua, quindi vi invito a seguirlo tramite il sito web, tramite i social, eccetera. Vuoi aggiungere qualche cosa, Mauro? Se avete qualche domanda, fatelo.